Radio. Più precisamente mi piace immaginare che salgo in macchina con Maxwell e con la sua radio sta lì a cercare di beccare qualche radio, tipo della serie sentiamo cosa fanno. E navighiamo un po'. Blackout, radio blackout. Nell'oniricismo di questa stellata. De che? Mi sto emozionando, Però parla. Il ponte che poi ci porterà. Dove? Verso suoni così più grintosi. Ah, grintosi. Pensavo grinton, il vino. E tante belle schitarrate come ho accennato all'inizio. Bene, sì. Anche pensavo arrivasse a parlare di scatarrate, invece no, meglio così. Ma dove mi porti, Gianni? È un po' di qua, un po' di là, dove nessuno ci sarà. È lui che canta. Buon compleanno anche la cantautrice italiana Noemi. Auguri, Noemi. Mi ha rubato il lavoro, ma non sapevo che facesse anche le sue canzoni dentro il suo programma. Quando andavo in discoteca, ai tempi, c'era questo brano, 2013, Clarity, Zed featuring Foxes. Davvero questa canzone me la ricordo, mi ricordo anche quando stavo sveglia fino alle 4 del mattino. Oh. E ora, alla bellezza di 24 anni, mi dico, ma come facevo? Ma sei seria? Incredibile, incredibile. Ma sei seria? Basta, adesso preferisco una bella cenetta a base di pasta che una serata in discoteca. Vedete, amici, come passa il tempo? Ma sei seria? Cioè, parli come se avessi... Ma avete sentito? Sì, per quello ti dico, le dimensioni contano, cioè ancora. Non per forza solo, ma parlano solo di questo, nell'essere quindi piccolo, ma anche nell'essere grosso. Se tu c'hai una verga da 40 centimetri, è meglio che fai porno, perché è meglio che vai a madre natura ti ha dato un lavoro. Ti tieni una bobina nei pantaloni per farlo su ogni volta, perché... Esatto. Ma perché devono parlare sempre di punto G, di dimensioni? Radio del Golfo. 16 minuti dopo le 12, primo giorno della settimana, Radio del Golfo alto gradimento. Andiamo all'Uras. Cosa? Da parte di Davide, un saluto all'amico Karim. Ah, dai, un saluto. E lui è andato a dare l'esame della patente e nel foglio ce l'ha scritto: ritenta, sarai più fortunato. Perché? Ciao Karim. Hybrid Radio. Perché ha cambiato voce quando leggeva il messaggio? Bravo, eh!